Gesù parlò di nuovo alla gente. Io sono la luce del mondo. Se voi mi seguite non andrete vagando al buio perché avrete la luce della vita. Con tali dichiarazioni tu stai testimoniando in favore di te stesso. Ma una testimonianza simile non è valida. Anche se faccio queste affermazioni su me stesso, la mia testimonianza è valida. Perché io so da dove sono venuto. E dove sto andando. Ma voi non lo sapete. Mi giudicate secondo criteri umani. Mentre io non giudico nessuno. E se lo facessi, il mio giudizio sarebbe corretto sotto ogni aspetto. Perché non sono solo. Il Padre che mi ha mandato sta con me. La vostra stessa legge stabilisce che se due persone sono concordi su qualcosa, la loro testimonianza deve essere accettata come valida. Io sono uno dei testimoni e l'altro è mio Padre che mi ha mandato. Dov'è tuo padre? Siccome non sapete chi sono io, non sapete nemmeno chi è mio padre. Se conosceste me, conoscereste anche mio padre. Gesù fece queste affermazioni mentre insegnava in quella parte del tempio nota come Sala del Tesoro. Tuttavia nessuno gli mise le mani addosso perché non era ancora giunta la sua ora. Io me ne sto andando, voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Che cosa intendi dire con dove vado io, voi non potete venire? Hai forse intenzione di toglierti la vita? Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi appartenete a questo mondo, io no. È per questo che vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Morirete nei vostri peccati, se infatti non credete che io sono. Chi sei? Colui che ho sempre detto di essere. Ho molto da dire sul vostro conto e tanti motivi per condannarvi, ma non lo farò. Dico infatti solo quello che ho udito da colui che mi ha mandato ed egli è veritiero. Ma quelli ancora non capivano che stava parlando del Padre. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo sulla croce, allora capirete che io sono. Io non faccio nulla in maniera autonoma, ma dico soltanto quello che mio Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Non mi ha abbandonato. Io infatti faccio sempre quello che egli gradisce. Allora, mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui.